Il nostro percorso scelto in quest'ultimo anno è proprio relativo a un, diciamo, nostro interesse di andare incontro a quelle che sono le esigenze del nostro territorio e allo stesso tempo dare un'offerta ai nostri studenti di poter immettersi nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata a quella che richiede il territorio. La nostra scuola è una scuola che ha una storia di quasi 150 anni. Infatti, alla fine dell'Ottocento, 866 addirittura, nasce la prima scuola tecnica commerciale e il nostro istituto sta cercando di adeguare continuamente alle nuove esigenze del territorio i propri percorsi. Questo percorso dovrebbe offrire una serie di opportunità di lavoro per i giovani, ma allo stesso tempo di conoscenza del territorio, dato appunto la versatilità del nostro territorio anche per quanto riguarda sia il discorso agrituristico quanto anche la bellezza architettonica di alcuni territori. Il percorso è iniziato l'anno scorso con una serie di convegni in cui chiedevamo al territorio quale fosse la scelta migliore per adeguare il nostro curriculum scolastico. La risposta che ha dato maggiore rilievo è stata proprio quella sull'agriturismo e su un impianto sul territorio di una scuola con profonde radici storico-culturali e anche economiche, in modo da poter andare a gestire un certo livello anche di offerta formativa. I nostri agriturismi di solito accolgono personalità e hanno possibilità di dare diciamo così, al territorio percorsi differenziati che possono offrire arte, vino, alimentazione, cultura in generale. E questo vogliamo darlo come preparazione ai nostri studenti che possano poi immettersi nel mondo del lavoro, anche tramite l'alternanza scuola-lavoro. Noi a questo percorso siamo arrivati con l'intero anno scolastico precedente ponendoci una domanda. Abbiamo l'esigenza di rinnovare il nostro piano di studi pur mantenendo la tradizione di una formazione professionale volta al settore economico-giuridico che rimanesse comunque di base, ma che ci permettesse di avere anche delle competenze ulteriori da offrire ai nostri studenti per poi immettersi con maggiore professionalità nel mondo del lavoro. Per far questo abbiamo deciso di incontrare le imprese, gli enti e le associazioni alle quali proprio abbiamo rivolto la domanda: cosa vorreste che le risorse umane, quando vengono a presentarsi per chiedere lavoro, avessero come competenze e come abilità? La risposta di queste stesse nostre associazioni ed imprese del territorio ci ha permesso di elaborare dei piani di studi che rispondessero proprio, che soddisfacessero queste richieste. E abbiamo presentato così una proposta di curvatura dell'indirizzo servizi commerciali che prende il nome di OGARA, Organizzazione e Gestione delle Aziende Ricettive Agrituristiche. In questo modo noi possiamo creare una professionalità che mantenga, come dicevamo, la formazione economico-giuridica che ha da sempre caratterizzato il professionale servizi commerciali e nello stesso tempo che si arricchisse di una competenza e di una professionalità ulteriore proprio rivolta a rispondere alle esigenze di valorizzazione del territorio, valorizzazione dell'ambiente e capacità di gestione delle attività agrituristiche, visto che il nostro territorio è ricco appunto proprio di queste aziende. Tra l'altro domani dimostreranno proprio la ricchezza e anche la prosperità di queste aziende alcuni rappresentanti di spessore del nostro territorio, perché avremo il piacere di avere come relatori al nostro convegno dei rappresentanti di Petrolo, di Fontebussi, del Borro, nonché anche il presidente del Museo della Civiltà Contadina di Gaville, i quali proprio tutti insieme vorranno proprio a gran voce sottolineare l'importanza di guardare al territorio e dall'ambiente come fonte di vantaggio competitivo e quindi la necessità proprio di preparare gli studenti al fine di avere competenze ed abilità in questo settore.